Eccoci qui Roberto Vecchioni, Congresso UIL, Vecchioni cantautore, docente, a lungo professore, scrittore. Roberto Vecchioni, cos'è per lei la scuola? Beh, la scuola è stato tutto per me. Ho fatto praticamente più di 50 anni di insegnamento e continuo a farlo perché non ho finito. E è stata una palestra di emozioni, un modo di conoscere il mondo, gli esseri umani, la vita, le diversità di culture, tutto quanto. E poi, come ho detto oggi, la scuola è fondamentale per qualsiasi cosa, perché tu non puoi lavorare se non hai studiato, non puoi appropriarti di un lavoro degno di te e soprattutto in cui sei capace se non hai studiato prima. Durante il suo intervento ha detto l'ultima settimana di scuola è stata difficile, ha dovuto lasciare i ragazzi, il rapporto con i ragazzi, com'è stato, Vecchioni? Beh, stiamo parlando di tanti anni fa comunque, sì, perché sono tanti anni fa, sono andato in pensione nel 2000. Sì, le ho lasciate con molto rimpianto, perché il liceo classico, il liceo che ho fatto io, ma tutti i licei, tutte le scuole, ti prendono l'anima, i ragazzi ti prendono l'anima veramente, perché hanno bisogno sono piccoli, hanno bisogno di piccoli consigli, di sapere cos'è la bellezza, di sapere che cos'è la vita, la libertà, e si tenta di farlo in tutti i modi. Vecchioni, che rapporto aveva con i colleghi? Ottimo, sempre ho avuto un grande rapporto con i colleghi. Nessuno mi ha mai invidiato perché andavo a cantare e né io rimarcavo la cosa perché ero un insegnante e basta, non ho mai pensato di essere diverso dagli altri. Per quanti anni ha fatto il precario? No, precario non so, io ho fatto l'abilitazione e sono stato il primo, posso dirlo, Sì. l'abilitazione, quindi ho avuto la cattedra dopo 4-5 anni di supplenze, quindi quasi, quasi subito praticamente. E da allora ho continuato. Per quanti anni ha insegnato? Con oggi e con l'università fanno 55 anni. Un record. Un record, Com'è cambiata? È difficile in poche parole, ma com'è cambiata la scuola in 50 anni? sì. È cambiata come è cambiata la società. Cioè, ha tentato di adeguarsi alla società e non ce l'ha fatta, anche perché la società non si è adeguata alla scuola. Sono due cose che purtroppo non si conciliano. Tra pochi giorni gli italiani sono chiamati al voto. Qui siamo nei guai, non ho la minima idea di cosa dirti. Però non ha nascosto che lei si sente e pensa da uomo di sinistra. Cosa Ma significa? come faccio a nasconderlo? Lo sanno tutti da tanti Cosa anni. significa? Significa vedere il mondo in una maniera diversa dall'obbligo, dall'essere dominati da una sola legge voluta e castigante. Significa l'opportunità, l'apertura, significa credere negli altri, significa anche sbagliare, significa provare, significa sognare. Lei ha detto che gli studenti, quando si fa lezione, vanno, stimolati perché il dialogo, è l'aspetto più importante della lezione. Può approfondire questo concetto, anche se va oltre l'argomento durante la lezione? Sì, non vanno sviolinati, non vanno praticamente. No, bisogna un po' entrare nella loro testa, anche nei modi di pensare che hanno, capire la loro cultura, perché sentono quella musica, perché leggono quei fumetti, perché bisogna capirli i ragazzi. E poi fargli capire la grande cultura italiana, che cos'è, che almeno io sto parlando di umanesimo, per quanto riguarda le scienze ci sarà qualcun altro a parlarne. Per l'umanesimo si fa capire che esiste una bellezza straordinaria e si capisce che lo capiscono dai loro occhi e dalle loro risposte, se no continui a farlo oppure cambi argomento, perché se una cosa non è comprensibile ne fai un'altra. Il sogno ricorre tantissimo nelle sue canzoni. Facciamo un sogno. Vecchioni diventa ministro dell'istruzione. No, io non sono fatto per le cose pratiche, razionali. Mi hanno proposto mille volte di entrare in politica, ma mai. Io credo che un artista non può essere al potere. Un artista può correggere il potere, ma non essere al potere.